Prima giornata di campionato allo stadio comunale Italo Nicoletti di Riccione, si affrontano il Riccione 1929 e la Sant'Egidiese. Parte forte il Riccione, dopo 3 minuti e mezzo Lepri crossa da destra, mancano la deviazione sia Stefanelli che Grazdani. Dopo un minuto esatto Stefanelli porta in vantaggio i suoi, respinge la difesa della Sant'Egidiese, riprende Stefanelli, la difesa ospite si ferma pensando un fuorigioco, ma Stefanelli insacca con un bel pallonetto. Al 12esimo, sempre per il Riccione, Grazdani crossa in mezzo all'area, la vista centrocampista della Sant'Egidiese anticipa Stefanelli di un soffio e mette in calcio d'angolo. Al 25esimo replica la Sant'Egidiese, cross di Difino, gira di testa Galli alto sulla traversa. Al 32esimo la Sant'Egidiese perviene al pareggio, calcio di punizione di Rizzi, tocca Lasagne del Riccione ma non riesce a respingere il tiro con la palla che termina la sua corsa in fondo alla rete. E siamo nel secondo tempo. Subito Riccione sugli scudi, al primo Stefanelli al volo in area trova un bel tiro che finisce di poco sulla traversa. Al secondo minuto ottimo Buonocore che crossa deliziosamente per Stefanelli che alza di pochissimo di testa sulla traversa. Al 12esimo è sempre protagonista Buonocore, con una splendida percussione arriva al limite dell'area, scocca un tiro pericolosissimo da fuori area. Al 13esimo, su capovolgimento di fronte, Rizzi porta in vantaggio i suoi. L'attaccante ospite trova la difesa riccionese sguarnita e con un tiro a rientrare porta in vantaggio i suoi. Al 19esimo, la replica del Riccione. Iaupi si libera e serve Buonocore che si gira e con un tiro morbido mette alle spalle di Palmieri per il 2-2. Al 23esimo, azione insistita di Omar Lepri, che cross in area e Stefanelli manca la deviazione di un soffio. Al 25esimo lancio per Stefanelli, che difende la palla, arriva a rimorchio Ballarini, Stefanelli lo serve e Ballarini insacca per il 3-2. Al 33esimo il nuovo entrato Belluzzi, ben lanciato da Lisi, entra in area ma fallisce una ghiotta occasione da gol. E si arriva al 48esimo, all'ultima occasione per quello che riguarda la Sant'Egidiese, che su calcio d'angolo con un colpo di testa di Galli pareggia l'incontro. Termina così l'incontro allo stadio comunale Nicoletti di Riccione tra l'ASD Riccione 1929 e la Sant'Egidiese sul punteggio di 3-3.